La prima bella notizia per cui ci tenevo moltissimo a presentare questo restauro è che, nonostante il Covid, le spese sanitarie, le bollette che, come forse sapete, paghiamo anche noi, la guerra, nonostante tutto questo, riusciamo a fare delle cose buone nel campo della tutela dei beni culturali. Ma è bello che ci sia questa volontà di difendere il nostro lavoro, che è questo qui. Voi sapete tra l'altro che io sono un apostolo del digitale, dell'innovazione, della comunicazione, io trasformerei i musei in grandi macchine comunicative, ma la prima cosa, il primo capitolo di una buona politica culturale è tenere bene i beni culturali e il secondo è restaurare quelli che non abbiamo tenuto bene. E dunque qui c'era un'opera che ristagnava lì da non so quanti anni, qualcuno lo dirà, da troppi anni comunque, è un'opera monumentale, molto importante, la storia di Ferrara è più o meno quella di Bologna, un convento certosino che diventa cimitero ma conserva opere d'arte formidabili e sarà un gran bel giorno quando tornerà. Come abbiamo fatto a fare questa operazione? Perché c'è una felice combinazione, volontà di intenti comuni fra la Regione e lo Stato e la Soprintendenza ai beni culturali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, e noi stiamo collaborando. Ecco. Per me questo è un posto fantastico che frequento da molti anni, pensavo fosse un ospedale dei beni culturali, invece è una spa dei beni culturali, si fanno anche impacchi e lifting di vario genere, quindi è bello anche che voi possiate anche vedere il materiale video che diventa anche repertorio. Condivido appieno le parole di Mauro Felicori, è proprio l'esperienza corale che mette insieme i diversi enti che si devono occupare di tutela, valorizzazione e restituzione al pubblico che riesce a fare la forza e a portare a questi risultati. E in più c'è un altro elemento che noi oggi, diciamo così, festeggiamo il restauro di questa tela, ma le tele sono due e oggi presentiamo il fatto che la seconda tela verrà restaurata e questo grazie ai fondi ottenuti dalla soprintendenza. La seconda tela, che è invece San Bruno, che appare al Conte Riccardo di Sicilia prima della battaglia, e anch'essa, come questa, ricordiamoci, danneggiate durante la seconda guerra mondiale. Si citavano tutte le difficoltà del momento, dovute anche alle circostanze internazionali. Noi siamo qui oggi ancora a restaurare parte dei beni danneggiati durante l'ultima guerra mondiale, questo è molto importante. Perché sono opere che in parte sono state molto fortunate, nel senso che furono staccate, stazionarono in una situazione che danneggiò gravemente, come potete vedere in quella ancora arrotolata, le opere. Questo laboratorio, come altri in Italia così importanti, si sono fatti carico comunque di accogliere delle opere, in questo caso di una dimensione monumentale, vanno ricollocate. Adesso quelle cerimoniere sono io, ne faremo 4-5. Ne faremo 4-5, giustamente, perché merita. E credo che sia l'opera più grande in assoluto, il dipinto più grande che avremo nella nostra città. Quindi, credo di sì. Che riavremo nella nostra e su un'unica tela, perché poi
come si usava anche a Venezia, per i grandi teleri venivano uniti i vari pezzi per realizzare un'opera grande. Qui invece voi dovete pensare che le dimensioni di un telaio per realizzare un telero di queste dimensioni doveva avere anche la committenza, per questo che dico che la committenza di Centosini è sempre stata la committenza di Centosini. Un'opera che viene commissionata da questo pittore Giuseppe Avanzi, che è un pittore che si muove principalmente quasi tutta la sua carriera a Ferrara, nella provincia di Ferrara. Non è comune avere alla fine del Seicento, soprattutto in area emiliana, una tela di queste dimensioni composta da un unico, da un'unica gettata di tela, quindi non dalla composizione di due insomma supporti, e viene chiesto ad Avanzi di riunire in due tele gli eventi salienti della storia, appunto, del fondatore. Questa è un'immagine secondo me molto interessante, l'apparizione della Vergine di San Pietro ai compagni di San Bruno che stanno lasciando l'eremo perché dubbiosi sulla riuscita dell'impresa di questo eremo da parte, appunto, di San Bruno, perché tentati dal demonio. E qui c'è una delle immagini secondo me più belle e più interessanti, questo demonio che viene raffigurato come questa bellissima figura insomma, di questa donna con il seno nudo. E dovete immaginare che questa è un'opera che veniva collocata all'interno di una chiesa, quella certosina, e l'ordine certosino è un ordine rigidissimo dove negli spazi ecclesiastici entrano pochissime persone, non entrano le donne, e la vita dei certosini è una vita estremamente riservata e eremitica. La cosa importante è che sicuramente questa sarà una restituzione alla città del patrimonio, ma anche una restituzione agli studi. Sono due tele, dicevamo prima, che sono state negate agli studi negli ultimi 70 anni. Rimettere queste opere all'interno della chiesa vuol dire reinserirle anche all'interno di un dibattito, cioè quello del recupero del Seicento ferrarese, emiliano in genere, ma ferrarese in particolar modo. Quindi il ritorno di queste due opere di Avanzi è particolarmente importante anche per gli studi storico-artistici. Non sarei andato da nessun'altra parte se non avessi coinvolto ovviamente in questa operazione la regione con Mauro Fericori, poi il MIBA per la seconda tela, eccetera, la direzione del nostro regionale del nostro patrimonio culturale. Però qui c'è anche un elemento, permettetemi di dirlo, ringrazio ovviamente i restauratori, Giovanni, Giannelli, perché in fondo ognuno ha il suo ruolo, però in fondo siamo persone. E andiamo a pensare quando nei primi bombardamenti del 1946 queste tele vennero con tutta fretta forse staccate dalla loro posizione originale, quindi anche in una contestualizzazione storica molto complicata, quindi è l'animosità, l'ansia, la fretta di voler salvare un'opera o delle opere così importanti. Io mi fermo qui perché in fondo è già stato detto tutto, ma ringrazio sinceramente, e lo ribadisco, Mauro Fericori, perché Mauro Fericori è uno di quegli assessori che in realtà delega, ma delega poco, e quando hai bisogno, insomma, ti risponde al telefono, attenzione, quindi è anche un buon padre di famiglia nella gestione, famiglia intesa ovviamente, la famiglia culturale dell'Emilia Romagna, ti sgrida, ti apprezza, per cui insomma questo è un rapporto che deve continuare, soprattutto anche per la continuità, perché gli assessori in realtà si succedono nel tempo e hanno una responsabilità molto grande, che è quella ovviamente di dare la verità, del senso delle cose che si fanno attraverso la continuità. La regione quindi vuole accompagnare questo rinnovamento con anche un adeguamento dello stato di conservazione delle opere esposte e che versano in condizioni conservative che necessitano appunto di intervento. Questo per dirvi che la politica sul patrimonio culturale della regione con l'assessorato dell'assessore Fericori tiene ben presente la raccolta dei fabbisogni, no, dei comuni, degli istituti culturali, ma nello stesso tempo si riserva la possibilità di selezionare degli interventi a carattere, come dicevamo, di urgenza, con un'urgenza che non è semplicemente da ricollocare perché lo stiamo perdendo adesso, ma è un'urgenza
che può stratificarsi. Questa vicenda è emblematica, tanto più in questo laboratorio che a me fa venire i brividi, perché grazie a questa vicenda io ho avuto anche la fortuna di conoscere ancora Ottorino, non far male, perché la prima volta che venni qua ero soprintendente e la storica dell'arte Anna Stanzani mi segnalò l'urgenza, e quindi questa è un'operazione a cui io sono molto affezionata in particolare. Io sono arrivato nel 79, l'opera era già in deposito presso questo laboratorio, quindi mi dispiacerà quando... Ma è che noi ci affezioniamo le cose, quindi come tutte le opere che restauriamo, perché qui vedete una bellissima pala di Bedoli che viene dal Museo della Pilota di Parma, vedete Guercino, un affresco staccato, un pezzo importantissimo che ha una condizione conservativa estrema, lo stavano perdendo. Quindi questo è uno degli interventi che riguarda il riallestimento della Pinacoteca di Cento. Il laboratorio si occupa di cercare di fare al meglio quello che Torino ci ha trasmesso, perché è chiaro che il lavoro del restauratore deve essere un lavoro molto, molto fatto con passione, ma la passione e la curiosità, perché se io penso alla curiosità che aveva ancora Torino a 88 anni, non ce l'ha un bambino. Questo è quello che tiene vivo, scusate se mi commuovo, ma è un po' così. Con il Ministero dei Beni Culturali, con Ottorino, abbiamo attraversato dei decenni, diciamo, di grande attività, perché il Ministero forniva molti finanziamenti. Noi avevamo 3 anni di lavoro in anticipo su opere fatte con il Ministero dei Beni Culturali. Questa riduzione di spesa purtroppo ha contingentato un po' tutto quanto, quindi ci siamo rimessi a lavorare. Dato che fosse andata sempre come con questo affresco qui, la pentola la mettevate su poche volte. Ecco, esatto, quindi ci siamo sempre occupati anche di opere di dimensioni, diciamo, notevoli. Tutt'oggi ancora siamo sull'Accademia, sulle gallerie dell'Accademia Venezia, dove ci chiedono ancora di mettere mano sulle opere che abbiamo restaurato. Quindi il laboratorio va avanti con questo stimolo e con questo, diciamo, imprinting che aveva dato Torino su questo studio, perché lui ha pensato a questo laboratorio nel 1969, dove in Italia e forse in Europa non esisteva un laboratorio sviluppato su 3 piani, in 1000 metri quadrati, dove era stato studiato per essere una clinica per le opere. Quindi oggi cerchiamo di continuare con Barbara Roffia, che è la mia socia, che è nipote di Ottorino, e tutti i collaboratori che sono importanti quanto tanto me.